Come dobbiamo affrontare la ripresa dell'attività sportiva? La cosa importante per la ripresa dell'attività sportiva è il concetto di gradualità. Infatti veniamo da un periodo di pausa forzato che ha inciso in maniera molto importante sulla nostra condizione fisica e sulla nostra salute. E questo elemento incide anche a livello della pratica e dell'allenamento sportivo, indipendentemente dalle condizioni di allenamento pre-lockdown. È importante, infatti, alla ripresa dell'attività sportiva intraprendere il processo in maniera graduale e in maniera modulare, proprio per non intercorrere in quella situazione che viene definita di sovraccarico funzionale. Nello specifico si può manifestare con una situazione di sintomatologia quale affanno, affaticamento precoce e tachicardia o palpitazioni, ovvero quella sensazione di battito accelerato che si può percepire durante la pratica dell'attività sportiva e che può indurre la persona, il paziente, a preoccupazioni importanti. Proprio per questo il mio consiglio è quello di seguire le indicazioni della Federazione Medico Sportiva Italiana, che sono pubblicate e che si riescono facilmente a reperire su internet, le quali indicano una ripresa dell'attività sportiva con un minutaggio di circa 150 minuti alla settimana. Per essere un pochino più pratici, circa 30 minuti, 45 minuti a giorni alterni. Ci sono tre tipologie di esercizi che devono essere fatti per una corretta ripresa dell'attività sportiva. Il primo è la tipologia di esercizio definito come esercizio aerobico, ovvero uno sforzo di bassa entità ma di lunga durata che ripermette di ricostituire un fondo, una base, per poi successivamente progredire nell'esercizio e nei carichi funzionali. La seconda tipologia di esercizio da fare riguarda il rinforzo della muscolatura a livello addominale, pelvico e lombare. Questo perché nella ripresa dell'attività sportiva si può creare un sovraccarico e, considerando la zona, si può manifestare con l'insorgenza di una condizione abbastanza comune come il mal di schiena. Questo elemento poi è estremamente comune proprio perché, come già detto, veniamo da un periodo di pausa forzata e il riposo o la mancata attività fisica e movimento inducono l'insorgenza e la presenza di mal di schiena. In ultimo, ma non meno importante, l'esercizio di stretching, ovvero l'esercizio di allungamento muscolare che consiglio di fare alla fine della pratica e dell'attività sportiva in maniera statica, proprio per garantire e per cercare di recuperare il più possibile l'elasticità muscolare. È consigliabile eseguire degli esami prima della ripresa dell'attività sportiva? Elemento fondamentale per la ripresa dell'attività sportiva è il controllo clinico, ovvero quella serie di esami che permettono una ripresa dell'attività sportiva in tutta sicurezza. Ribadisco infatti che veniamo da un periodo di pausa forzata in cui abbiamo fatto poco movimento e per nulla attività fisica e queste situazioni hanno inciso sul nostro stato di salute fisica non solo per quanto riguarda l'allenamento, ma per quanto riguarda proprio anche la nostra salute. Queste considerazioni sono importanti per tutti gli sportivi, ma soprattutto in quelle persone che hanno o hanno avuto pregresse patologie cardiovascolari e metaboliche. Per quanto riguarda le patologie cardiovascolari e metaboliche, è bene ricordare quelle più comuni, quindi una situazione di ipertensione, ovvero di pressione alta, delle situazioni di dislipidemia, ovvero valori di trigliceridi o di colesterolo alto, e tutti quei pazienti che hanno problematiche di glicemia o che hanno proprio un diabete conclamato. Quali esami dobbiamo fare? I principali esami da eseguire sono la visita cardiovascolare dallo specialista di riferimento, cardiologo o medico sportivo, in cui verrà effettuata la raccolta anamnestica dei dati del paziente, sia a livello personale che a livello familiare, alla ricerca di patologie pregresse. La visita vera e propria con la misurazione della pressione, la raccolta dei dati antropometrici, quindi altezza, peso, età,
per passare alla parte finale, forse la parte più importante, ovvero l'esecuzione della prova da sforzo massimale, che si può eseguire o sul tapis roulant o sulla bicicletta. Infine, nell'eventuale riscontro di problematiche durante l'esecuzione di questi esami e sempre sotto indicazione dello specialista di riferimento, si potranno eseguire ulteriori esami a livello cardiovascolare, nello specifico esami come l'ecografia del cuore, un esame di semplice esecuzione e non invasivo, che dà molte informazioni in merito alla struttura del cuore, ai suoi spessori e ai suoi volumi. E ulteriormente un esame come l'ecografia dei tronchi sovraortici, che può essere consigliato in una situazione di valore di colesterolo elevato.